Ah, in bassa sinistra della chat, dici? No. Minions have spawned. Me? The hero? Nah, that's ridiculous. Qui ci sono molti champion che riescono anche a darti. Il mondo è uno dei champion che può essere usato appunto Blame Pico Sing e Prox e basta, per dirti. Hai già raggiunto il D1? No, sono un master 90 punti, però eravamo a 120, eravamo in win streak, poi ho perso 2, ma still fine. Ehi, mate, vedrai, bro, vedrai. È veramente brutto giocare al mondo, non so a che ora lo giocate voi, ma... Cioè, figurati che se prendo Lucian... Se prendo Lucian contro, mi abusano se prendo un ranged, pensate se prendo mondo. Vabbè, i minion non attaccano né lui né... Ma che... Donna decisamente più back qua. I minion non ha attaccato né me e... Non ha attaccato né lui e né i minion per se mi fa il 2. Comunque devo prendere lo scudo io della mia passiva. Ho sbagliato ad andare avanti perché volevo prendere il 2, ma... Qui l'ho trovato io il fight, principalmente. Cercavo un modo di counter... di quanto a rompergli il culo. Tanto non ti fado bot. C'ho troppa wave, non posso rippare. Cioè, lui ha fatto un bel tipo mio quando tubo di power, ho perso troppo top. Senza sapere che cosa avessi potuto fare bot. Quindi. Ha perso decisamente troppo. Non regalo neanche colpa di Cinder purtroppo, quindi veramente un colpo di merda questo che sto per fare. Considerando che lui ha preso double kill. Early game champion con double kill. È un po' un GL. Bot. Questo è un po' malino. Facciamo questo recall in modo tale da avere un po' più di armor. Ci builderò sicuramente Ninja Tabby. Ok.
Ma avrebbe killato Liza. Justine è veramente bad. Su Rek'Sai, buono buono, le chiede di prendere Rek'Sai. Quello che sei anche un bot. Bravo Rek. Ho fatto l'ulti così perché pensavo che se fosse venuto dopo Into Me non sarei morto. Ai ai ai. Qua guardo un casino, my bad. My bad, my bad. Qua guardo un casino, my bad, lo gioco malissimo. Recto non mi piace principalmente. Siamo still at the Expo Pokers. C'è quanto che potrebbe bultare? Fine, TP up. Dovremmo giocare per questo Mountain Drake adesso. Lulu al 6. Buono, 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 buono. Shieldy.
SS. Stanno creando un po' di vision in due, bravi. Andiamo back. Potrebbero essere qui. Annie deve venire qua. Vado a guardare River perché c'è Relize. Darius non mi piace. Anche Darius mi annoia, è un champion monotono. È anche abbastanza facile, non mi piace. Ha poche meccaniche, non è un mio champion. Renekton già potrei giocarlo di più rispetto a Darius. Oh, my bad. Oh, porco. Ho trovato io qua. Potevo andare back hittare la ulti. Ulta, porca troia, Annie, ulta. Mi serve buildare pure Mare comunque. Poi perché ho buildato Ninja Tabby contro quel team? Potevo fare pure Undo, sono un coglione, non ho fatto neanche Undo. Devo buildare Mercury contro quel team, guarda quanti CC hanno. La prossima call facciamo Sunfire e prendiamo Mercury, dai. Buono. Mountain. Il nostro obiettivo adesso è non fare calare Panther. Cioè non farti fare Panton. Abbiamo preso abbastanza tempo. Quanti mi danno da piedi? Magari sì, ma manco ce l'ha il TP. Dove sicurezza, suoniamo. Riusciamo a prendere una plate grazie a Demolish. 160 gold abbiamo presi. Quindi così non avremmo voluto fare. Ottimo drago. Oddio, forse col mountain. No, c'è l'ice. Ho trollato, merda. Potevo flashare prima. Perché ho flashato dopo? Foto flash direttamente prima. Sapevo che c'era qualcuno topside perché mio team ha killato tutti, quindi sarebbe uno di solo topside perché c'ero solo io topside. Quindi è stata in realtà anche una cazzata da parte mia rimanere, però still fa in culo a me. Swappiamo Prio Herald. Bot play safe now. Fecchis bot. Sì, lei si sta facendo l'herald sicuro, credo. No, questa è veramente scarsa. Stellaise è veramente scarsa. Andiamo bot. Secondo me ci sono pure due canne perse. Nella proprio di guerra ci stanno due. Oh, lo, ok. Come vi progressi erano i griti. Zed giochi su top. Zed lo posso anche giocare in realtà. Sono anche abbastanza bravino. Ma io quasi con tutti i midlaner sono bravo in realtà. Mi piace molto la midlane. Il problema è che arrivato a sto livello o scendo tipo di 3, di 2 la imparo. Perché. Ma in realtà forse pure D1 potrei imparare più che altro sui champion che non conosco il danno che possono fare io e gli altri matchup. Cioè dovrei entrare parecchi game per capire. Una cosa che devo fare è scarpe CD. Perché ha il flash più volte. Ed è visto, visto che è l'unico su engage. Dice che fare Magic Pen. Quattro top.
Panto regala, arriva di ulti e arriva Syndra bot. Possibile. Vado back perché Panto non potrei buttare. Gucci, Gucci, Gucci. Tormide pure, Tormide. Syndra base, free Tormide, go. Deve per forza andare in base. Se qualcuno di loro viene a difendere tipo Eliza o Zyra, la leviamo. Ok, c'è Zyra. Zyra sta sicuramente venendo a difendere. Non so tra quanto. Non mi sa mai più. Vabbè, incredibile, che culo, eh. Che tempismo ha il nostro cane, ragazzi. Via via che ce l'hai qua. Fine, l'abbiamo quasi presa. Da full HP che era. Ad attivarmi contro quel team credo sia veramente rente good. Devo regalare qua. Infatti qua c'era dell'S. Ma che cazzo mi frega. Non so, dopo mi piace giocare molto a jungle che mi consiglio di iniziare. In video su YouTube della jungle. Questa ward è molto. Kogomov ferma attacco. Questa ward è molto buona. Annie. Syndra qui, Syndra qui, Syndra qui. Ci sono, sono safe, sono safe. Per favore, any build a CD. Boots. Non mi chiedere che ho fatto la ult. Lo possiamo lasciare, perdiamo Tormid, ma è war, tanto poche HP da Tormid. Secondo Mountain. Super fine. Magari neanche la perdiamo in realtà. Vaffanculo. Ma che cazzo è successo? Sono preso. Senti, una frenata, un leggero botto e poi che cazzo è successo? Non lo so, dipende da in che lega sei, West. Io sarei ad esempio, quando ero Grandmaster 284 punti, sono sceso di 250 punti in 2 giorni di inattività. Dopo... In teoria 10 giorni che non ranchi. No, non so 10 giorni, dipende quanto ranked fai. È strano da spiegare. Poppy merda, ma... Che picca è proprio riuscito. Cosa si blampicca? Sempre lei. Lei e Tankenshi. Tankenshi dovrebbe impiccare. Muoviamoci topside anche noi. Sì, sì, ma sti cazzi c'ho il TP in casa. Qua, 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 qua. C'è Zyra che muove si cerca come una stupidina.
c'è quanto. Sto prendendo una marea di farm. Se quel cazzo di coglione di Cog lui lo facesse il Baron. Perso una marea di farm, cazzo. Gauntlet è fine, credo. Mi dà armor, mi dà slow e CD. Credo sia super fine. No, devo slow pusharla meglio. Devo killare 2000 in teoria, slow pusha per noi perché c'è la wave che si gruppa molto prima. Ho volta Pantheon. Diga. Lasciatemi il sub e benvenuto nei cani di Gali. Porca troia che... Rexes mi ha dato subito perché... Giustamente. Io vado di Warmog. E magari dopo vado di Gauntlet. Romanoff 26 o Romano FF 26, grazie mille del sub con Twitch Prime. E benvenuto nelle cagne di cane, grazie mille del supporto. Grazie mille. Lulu ha fatto quel flashesi, ma usano tutto su di me, io non lo so, sti figli di puttana. Comunque stiamo dando molta pressione alla mappa. Molta pressione. Pantheon, che cazzo fai, poi ti distruggo. E via, c'è pure l'Ice, ti rompo il culo entrambi, qual è il problema? Mi volete fedare veramente? Dai, giochiamo a Federer Poppy, che vi devo dire. Questo era scorretto, però. Questo era scorretto la partita. Non pensavo che ci fosse tutti questi danni, ve lo giuro su Cristo Dio. Se avessi avuto il Gauntlet avrei killato comunque. Perché c'è una marea di danni in più e una marea di CD. Il problema di Poppy adesso è il CD. È il CD, purtroppo, amici miei. Ma non ho creato in 11 secondi, comunque c'ho una marea... Com'è possibile? C'ho 3000 HP, 140 e 660 d'armo. Come cazzo non vado a creare in 11 secondi? C'ho pure lo shield in più della cosa. Questa è la bad. Morto? Non do morire i bot, cazzo, ho fatto una cazzata enorme. Ero sicuro di tankare di più. Sarà che non gioco tanto Poppy, ma... Adaptive Helm contro l'Ice.
C'ho poca armor, probably. C'ho la Black Cleaver. Top, però qualcuno deve stare qua, capito? Io e Annie dobbiamo stare qua per... Che se loro vanno qua li deviamo, capito? Brava. Fine. Un po' troppo presto. Questa freccia dove fanno nuggets proprio. Fanno un'ora di danni, cazzo. Dove cazzo li prendono questi danni? Io ho sbagliato a fare ulti. It's over already. XD. Facciamo un fight a Infernal, li killiamo tutti e poi andiamo al bar. Mi sembra abbastanza easy come meccanica. Kog è al 13, però... Madonna, Kog è solo al 13. What? Annie sta framando a casa la mia lane. Annie SF. Annie F flash Xayah. She has no F. Gogo. Ma come l'ha creata da questa qua? Guardate che genio. Così facciamo l'inferno e poi andiamo a far bara. Guardate che slow push. Quanto? Prendo tempo. Fine, back. Non sono morto Pantheon. Mi hanno one-shottato. Vado di Anduin Summon. Forse non devo flashare. Inferno abbiamo preso noi, right? Ok. Morto un jungler, se ne fa un altro. Pantheon è veramente strong, tanca un casino, se lo one shotiamo però. Syndra qua non è morto perché ha usato Syndra no sans Xayah no F. Magi Annie. No, che yella. Oh, what? Oh. Buono. Play slowly, non abbiamo bisogno di fare niente. Solo devono stare attenti. Bot push per loro. Let me the push bot. Non morire. Xayah è grossa in culo. In teoria dobbiamo aspettare che Kog faccia almeno il 16 o comunque qualche livello in più. Ho il TP, guys, e ho anche la ulti. In case. Ok, I admit it. I'm lost.
Non c'ho world per tippare, dude. Lo stanno a fare loro? No. Ma la botte che push commesso. Non m'ha preso. Clear, clear. Oh, questa. Baron. Non gioco che baron. Andate via. O forse no. Se andiamo per il drago adesso, Xayah no. Oh, sì, ovvio, non mi rendo. Prossimo boss può fare Lulu e Kog. Poga. Sì, io Lulu volevo iniziare a giocare a top, pensate. Qua devono stare aggruppati, però devono stare attenti. Vabbè, Lulu c'ha la ulti, è vero. Vado a Lulu, che strada fa? Agni Grira, Agni al flash, Xayah, no, ga. Ma non ci stanno mai là, non ci stanno, non ci possono essere ancora. Brava Xayah. Yeah yeah. Go punt. Clear wave. quello è disperato. È disperato, poverino. Guarda che timing. Scappa, bro! Come si chiama lo slush? Appena tempo si riesce a spiegarmelo, thanks mate. Semplicemente killando un minion in più rispetto agli altri quando appare a wave. Se la wave sua pusha verso di te, vuol dire che il tuo minion arriva prima. È solo logica, mate, ragionaci. Se la wave para, cosa basta per far sì che i minion... È matematica, proprio. È matematica basica. Base matematica. Se la tua wave para,
Cosa serve ai tuoi minion per pushare di più leggermente rispetto agli altri? Leggermente. Devi rispondere solo a questa cosa. Capito? È facile. Più 14 XD. So, è 40.